La chiave della partita sta tutta nelle parole del coach della Delta Informatica Trentino Rosa. Noi siamo una squadra che rispetto a loro sbaglia di più, un po' in generale in tutti i fondamentali. Loro hanno il sistema muro difesa probabilmente migliore di tutto il campionato. Analisi sintetica quanto precisa di un match vinto dal Neruda Volley grazie a una superiore capacità di concentrazione che ha poi avuto come conseguenza un numero più limitato di errori e, come detto anche dal coach delle Trentine, alla capacità di toccare con il muro un numero incredibile di palloni. Ciò detto, è bene precisare che le ospiti sono state in partita per tutta la durata dei primi due set chiusi dal Neruda a 23 e il secondo ai vantaggi 26-24. Clima infuocato al Palaresia, che da tempo non ospitava così tanti spettatori, segno che la leadership delle ragazze di Bonafede in A2 sta creando un varco positivo nel movimento. L'interesse e la passione crescono, sperando che non siano unicamente legati ai risultati. Intanto però c'è da godersi un primo posto in classifica con ben 4 punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice Monza. Möllers al palleggio, Papa e Bacchi a ricevere e attaccare, la Caialina nel ruolo di opposto e le due ottime Gabrieli e Repici al centro, assieme alla sempre più sorprendente Bresciani nel ruolo di libero, stanno confermandosi partita dopo partita ad altissimi livelli. Lo hanno fatto anche ieri contro un avversario che, è bene dirlo, è attrezzato per ricoprire posizioni di vertice in seconda lega. Ieri il Delta è mancato nei momenti decisivi, quelli in cui invece le ragazze targate Volksbank hanno messo in mostra coralità e individualità di spicco, quelle di Lucia Bacchi forse su tutte. Dopo i primi due set, come detto, combattutissimi, ci si sarebbe potuti attendere un piccolo calo di tensione in casa Neruda. Invece il terzo parziale è andato via liscio già dall'inizio, per concludersi poi sul 25-17. È stata una partita, penso, molto bella e spero che il nostro pubblico si sia divertito. E sapevamo non sarebbe stata una partita facile, infatti soprattutto i primi due set ce l'hanno fatta sudare, però alla lunga è venuto fuori il nostro valore sia nei singoli che di gruppo. Partita quella di ieri vissuta con grande tensione anche dal coach delle Bolzanine, Fabio Bonafede, una sorta di settimo giocatore non in campo ma a bordo campo. Ci godiamo il successo di stasera, però dobbiamo già iniziare a pensare che la settimana prossima giochiamo col Club Italia, un gruppo di ragazzine terribili, hanno vinto gli europei, stanno sempre portando a casa punti contro chiunque. Monza con loro ha perso.